Benvenuti a questa lezione sulla contraccezione. Questa è la prima di due lezioni su questo argomento. Nella lezione presente parleremo della contraccezione in generale, parleremo di quali sono le basi della contraccezione anche dal punto di vista sociale, della sua importanza sotto questo punto di vista. Poi esamineremo i metodi contraccettivi non ormonali, diremo qualcosa sulla storia della pillola. E infine parleremo di contraccezione d'emergenza. Nella prossima lezione sulla contraccezione, la seconda lezione, parleremo invece della contraccezione ormonale dal punto di vista farmacologico e dal punto di vista clinico. Quindi cominciamo a dire una cosa importantissima, cioè che la contraccezione viene spesso considerata un argomento un po' marginale della medicina, come se non fosse un argomento veramente importante. E invece non è così. Guardate un po' questa diapositiva in cui sono riportati gli 8 obiettivi di sviluppo del millennio, i Millennium Development Goals, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000. E vedete come di questi 8 obiettivi, ben tre, riguardano in qualche modo l'utilizzo della contraccezione. Promuovere l'uguaglianza dei sessi e dare più potere alle donne. Bene, una donna che utilizza la contraccezione, che quindi non, che può quindi programmare la propria vita riproduttiva, ha sicuramente un vantaggio da questo punto di vista. Ridurre la mortalità infantile, utilizzare la contraccezione per evitare gravidanze che possano in qualche modo portare a una maggiore mortalità infantile è importantissimo. Migliorare la salute materna, anche in questo caso, riuscire a spaziare le gravidanze, non avere gravidanze una dietro l'altra, non avere gravidanze in donne che corrono dei rischi nel momento in cui hanno la gravidanza, bene, tutto questo in qualche modo riguarda l'utilizzo della contraccezione. Quindi vedete come dal punto di vista sociale la contraccezione è un argomento importantissimo. Eppure vedete, il quadro sembra abbastanza catastrofico. Ancora nel 2009, vedete, 80 milioni di gravidanze indesiderate nel mondo, 50 milioni di aborti provocati, e di questi 20 milioni fatti in condizioni di insicurezza, quindi non forniti da personale adeguatamente addestrato. 536 mila, mezzo milione di morti per cause materne, di cui 68 mila per aborti insicuri. 20 milioni di infezioni e patologie postpartum, 340 milioni di infezioni trasmesse per via sessuale e oltre 2 milioni di morti per AIDS, e stiamo parlando del 2009. Il quadro sembra catastrofico, ma in realtà, se andiamo a vedere cosa succede dal 90, dal 2000 a oggi, voi vedete come alcuni aspetti sono nettamente migliorati. Vedete come la mortalità materna in tutto il mondo è diminuita del 45%. Nei paesi del terzo mondo, nei paesi in via di sviluppo, questo aspetto è stato molto importante. E poi vedete l'ultimo dato, la prevalenza di contraccezione in donne fra 15 e 49 anni, quindi donne in qualche modo fertili, sposate o comunque in una coppia, è passato dal 55% nel 90 al 64% nel 2015. Quindi vedete come l'utilizzo di un metodo contraccettivo sicuro in qualche modo è aumentato nel corso degli anni. Quindi la situazione in qualche modo è in costante ma lento miglioramento. Per quanto riguarda poi l'empowerment delle donne, cioè il concetto di condurre a una maggiore uguaglianza fra i generi, vedete come qua sono riportate l'educazione delle donne è nettamente aumentata e anche la rappresentanza a livello parlamentare nella maggior parte del mondo è aumentata. In questo la contraccezione ha svolto un ruolo? Sicuramente sì. E quindi che cosa dobbiamo dire? Che far progredire la pianificazione familiare nel mondo significa anche lavorare per la salute della donna. La contraccezione è amica della salute della donna. Ed è amica della salute riproduttiva in generale, quindi della salute riproduttiva della donna e dell'uomo. Perché? Perché è importante
salvaguardare la salute riproduttiva della donna, ma la salute della donna in generale. Vedete qui riportata una curiosità. In questo quadro che vedete è riportato il naufragio della Birkenhead, una nave inglese che nel 1852 fece il naufragio. E siccome non c'erano scialuppe per tutti quanti, e lì erano i soldati inglesi con le loro famiglie, i soldati decisero di sacrificarsi, di non salire sulle scialuppe, e le scialuppe furono riservate alle donne e ai bambini. E si dice che qui, in questa occasione, nacque il detto prima le donne e i bambini. Tutto questo per dire che cosa? Che è un classico esempio di come la salute delle donne e dei bambini, la salute materno-infantile, in altre parole, sia da sempre considerata fondamentale. Ma perché la salute delle donne dovrebbe essere più importante di quella degli uomini? È più importante di quella degli uomini per due motivi. Un motivo che possiamo dire ancestrale, è dentro di noi inconsciamente ben chiaro che la donna è il fattore limitante per la prosecuzione della specie. Scusate la battuta, ma un uomo in buona salute può fare figli con 1000 donne, una donna in buona salute può fare un figlio all'anno, non di più. E questo che vuol dire? Che il numero limitante è quello delle donne. Ecco che più donne sopravvivono, più la specie può andare avanti anche con un numero limitato di uomini. Questa cosa oggi fa ridere, però dentro di noi questo concetto c'è, molto, molto arcaico, ma c'è. L'altro motivo invece è un motivo più moderno, ed è collegato alla struttura della nostra società, con l'eccezione di qualche paese del nord Europa, in cui là veramente le famiglie sono strutturate in modo da dividere i compiti fra i due coniugi. In realtà nel nostro paese, come in tanti altri paesi, alle donne è affidato il compito di provvedere alla salute di tutta la famiglia. Le donne sono quelle che si prendono cura degli anziani, le donne sono quelle che si prendono cura dei bambini, e aggiungerei che oggi gran parte del personale sanitario è costituito da donne. Quindi tutelare la salute delle donne significa fare in modo che poi le donne tutelino la salute di tutti quanti. Ecco perché la salute delle donne è importante. Ma dicevo che la contraccezione è importante non solo per la tutela della salute delle donne, ma per la tutela della salute riproduttiva di tutti. Che cos'è la salute riproduttiva? È un concetto moderno, introdotto nel 1994 nella famosa conferenza del Cairo, organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui viene definito questo concetto. La salute riproduttiva è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale in tutto ciò che riguarda il sistema riproduttivo, le sue funzioni e i suoi processi. Quindi implica che una persona è in grado di avere una vita sessuale soddisfacente e sicura. Vedete, quindi si riconosce il diritto a tutti di avere una vita sessuale soddisfacente e sicura, la capacità di riprodursi, la libertà di decidere se, come e quante volte farlo. Questa condizione implica il diritto, vedete, degli uomini e delle donne di essere informati e di avere accesso a metodi di pianificazione familiare di loro scelta, sicuri, efficaci, economici ed accettabili. Vedete, queste sono dichiarazioni di un organo delle Nazioni Unite. Nonché, e vedete qui la sfumatura, ad altri metodi di regolazione della fertilità che non siano contrari alla legge. Questo a cosa si riferisce? Si riferisce evidentemente all'interruzione volontaria di gravidanza. Anche l'interruzione volontaria di gravidanza, lì dove la legge del singolo Stato lo consente, deve essere effettuata in maniera consona. Detto questo in generale, andiamo adesso a vedere più tecnicamente quali sono i metodi contraccettivi di cui oggi disponiamo. E vediamo che alcuni metodi contraccettivi riguardano il maschio, altri la femmina. Ma io parlerei sempre di una coppia che deve decidere che tipo di contraccezione utilizzare. Per quanto riguarda il maschio, il primo metodo è quello della sterilizzazione del maschio, che si ottiene attraverso la legatura dei vasi deferenti, ma di questo non parleremo. Poi abbiamo il coito interrotto, il metodo più antico, il condom, l'utilizzo del profilattico. Quando arriviamo nella donna invece troviamo gli spermicidi, non ne parleremo perché gli spermicidi sostanzialmente hanno un'efficacia bassissima e presentano anche dei problemi di sicurezza. Il diaframma e il cappuccio,
che sono dei metodi meccanici che impediscono al liquido seminale di arrivare alle vie genitali superiori, lo IUD, che sarebbe il dispositivo intrauterino, o volgarmente detto anche spirale, poi i metodi ormonali, che agiscono soprattutto a livello dell'ipofisi, andando ad inibire la produzione di LH, quindi il picco ovulatorio e quindi l'ovulazione a livello dell'ovaio, e infine la legatura, o meglio ancora oggi, l'asportazione delle tube, la sterilizzazione chirurgica della donna, e i metodi naturali. Dei metodi naturali non parleremo perché rappresentano una metodica ancora non chiaramente definita. E andiamo avanti, cominciando a parlare proprio del più antico metodo contraccettivo, che è, abbiamo detto, il coito interrotto. Il coito interrotto è descritto per la prima volta nella Genesi della Bibbia. Pensate un po', quindi, è la più antica descrizione di contraccezione esistente. Cosa dice la Bibbia? Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Questi nomi sono un po' strani, ma sono nomi biblici. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. A quei tempi il Signore aveva metodi bruschi. Allora Giuda disse a Onan, che era l'altro figlio: va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura così una posterità a tuo fratello. Che vuol dire? Nella legge ebraica del tempo, quando il primogenito moriva, il secondo genito o altri fratelli potevano congiungersi con la moglie vedova del primogenito e il figlio che fosse nato sarebbe stato considerato figlio del primogenito e quindi anche lui avrebbe avuto il diritto alla primogenitura. Il diritto alla primogenitura significa che si eredita tutto, perché nella legge ebraica il primogenito era un asso pigliatutto che non lasciava niente in eredità a tutti gli altri. Quindi Onan, che era un furbastro, sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua e quindi questo toglieva a lui la possibilità di avere l'eredità. E ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per terra, cioè faceva il coito interrotto, per non dare un discendente al fratello. Ma gli va malissimo, perché ciò che egli faceva era male agli occhi del Signore, e il Signore non ci pensa due volte, fa morire anche lui. Bene, detto questo, è la prima descrizione di un metodo contraccettivo e si riferisce proprio al coito interrotto. Ma che efficacia ha il coito interrotto? Questa è una tabella, sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui sono riportati le efficacie con un uso tipico e un uso perfetto. L'uso perfetto è quello di uno che sta attentissimo, che non sbaglia mai, che non ha problemi di nessun tipo. L'uso tipico è quello invece che riscontriamo in realtà nella vita di tutti i giorni. Per farvi un esempio, l'uso perfetto di un contraccettivo ormonale è quello di una donna che tutti i giorni alla stessa ora sempre si ricorda di prendere la pillola. L'uso tipico è quello di una donna che ogni tanto si dimentica la pillola, qualche volta c'è la nausea e il vomito dopo aver preso la pillola, qualche volta dimentica di farsi fare la ricetta, qualche volta trova la farmacia chiusa. Quindi vedete che l'efficacia varia a seconda dell'uso tipico e dell'uso perfetto. Andiamo a vedere che cosa veniamo a vedere, il withdrawal, che sarebbe il coito interrotto. Con un uso perfetto, dopo un anno, su 100 donne che fanno, 100 coppie a questo punto, che fanno uso del coito interrotto come metodo contraccettivo, se il metodo è usato in maniera perfetta, si avranno 4 gravidanze ogni 100 donne. Nella realtà l'efficacia è di 22 gravidanze ogni 100 donne, quindi è un metodo decisamente poco efficace. D'altro canto, vedete che senza utilizzare alcun metodo, dopo un anno 85 donne hanno una gravidanza. Dicevamo prima la scarsa efficacia degli spermicidi, vedete che l'utilizzo degli spermicidi è addirittura inferiore a quello del coito interrotto. E andiamo avanti. E passiamo ai metodi di barriera. Fra i metodi di barriera troviamo il condom, il diaframma e il cappuccio. Del condom penso ci sia poco da dire, sapete di che cosa si tratta. È una guaina di lattice che viene srotolata sul pene in erezione e impedisce quindi il contatto del liquido seminale con le vie genitali femminili. È antico come metodo e fa ridere un po' questa descrizione fatta nel 500 da Falloppio, che era uno studioso dell'apparato genitale femminile, ma che anche descriveva per la prima volta un profilattico che però era fatto di guaina di stoffa delicata. Immagino
che fosse un bel problema da utilizzare. E nell'Ottocento compaiono i profilattici di gomma, ma è solo nel Novecento che vengono fabbricati i primi profilattici in lattice, il lattice più resistente, più sottile e inodore. E negli anni 30 c'è un grande boom di questo tipo di contraccezione, e soprattutto durante la guerra, quando milioni di soldati, voi sapete, si spostano in tutto il mondo. E potete immaginare quindi che questi soldati si portassero dietro anche la prostituzione, e questo faceva sì che l'utilizzo del condom in qualche modo era quasi reso obbligatorio dagli eserciti per evitare che questi soldati contraessero malattie venere e non fossero più abili al combattimento. E andiamo avanti, la Durex nel 57 produce il primo condom lubrificato. E l'ultima novità è che nel 93 l'FDA americana approva il primo condom femminile, che altro non è che un sacchetto di lattice aderente che si introduce all'interno della vagina e che aderisce alle pareti della vagina, impedendo quindi di nuovo il contatto fra il liquido seminale e le vie genitali femminili. Il grande vantaggio del condom, sia quello maschile sia quello femminile, è la protezione dalle malattie a trasmissione sessuale. Questo è un grandissimo vantaggio. Un altro punto fondamentale è che non c'è nessun effetto collaterale, tranne la possibile allergia al latex o ai lubrificanti, che non è necessaria alla supervisione medica, che costa relativamente poco, che nessuno lo viene a sapere perché si compra senza chiedere niente, senza chiedere una ricetta, senza, si può comprare nelle macchinette senza neanche parlarne con il farmacista. Ovviamente il grande svantaggio è l'attenuazione delle sensazioni. Detto questo, sul condom passiamo invece a vedere cos'è il diaframma. Lo vedete illustrato in questa figura. Il diaframma altro non è che una sorta di coppa di lattice con un bordo elastico duro. Il diaframma, vedete, va ad incastrarsi fra anteriormente la sinfisi pubica e posteriormente il promontorio del sacro. Ovviamente deve essere di misura idonea per la via genitale di quella specifica donna, quindi deve essere prescritto da un medico o da un'ostetrica. Viene ricoperto di spermicida in modo da favorire ulteriormente l'effetto contraccettivo. Va applicato prima del rapporto, vedete. Può presentarsi qualche difficoltà nell'inserimento e nella rimozione, cioè è necessario che la paziente, che la donna, impari a inserire e a togliere il diaframma. È estremamente economico come metodo contraccettivo, protegge, ma in maniera molto sfumata, dalle malattie a trasmissione sessuale e non c'è nessun effetto collaterale sistemico. Oggi in Italia è assai poco utilizzato, mentre ancora trova molto utilizzo negli Stati Uniti. Vedete come viene inserito, l'anello elastico viene premuto fra le dita in modo da riuscire a inserirlo in vagina. Una volta entrato in vagina, la donna lo incastra, vedete, fra la sinfisi pubica e il promontorio del sacro. Una sorta di diaframma piccolino è il cappuccio che va proprio ad incastrarsi sul collo dell'utero. Questo ha più un valore storico, in quanto sostanzialmente questo cappuccio non è neanche più in vendita. E passiamo ai dispositivi intrauterini. Oh, questa storiella è molto carina. Il primo rudimentale dispositivo intrauterino era una semplice pietra usata dai carovanieri per evitare le gravidanze delle cammelle durante i lunghi viaggi. Io non so se questa storia è vera, ma comunque è molto carina e ve la racconto. Il primo IUD moderno invece risale all'Ottocento ed è una struttura costruita da un bottone che copre l'orificio cervicale a cui è attaccato uno stelo che si estende nel canale cervicale. Ovviamente questo funzionava malissimo, era difficilissimo da utilizzare. Viceversa, nel 909 Richter propone il primo vero dispositivo intrauterino, Grafenberg lo trasforma in un anello, credo che l'anello di Grafenberg sia questo, altro non è che un anello di metallo che si inserisce con un filo, questo anello di metallo elastico viene inserito attraverso l'orificio uterino in utero, e viene poi tirato fuori dopo qualche tempo e svolge la sua funzione di dispositivo intrauterino. In realtà la prima vera spirale moderna è quella del 62 di Lipps,
E guardate, è questo qui, e vedete la forma che aveva? Aveva proprio la forma della spirale. Ecco perché il dispositivo intrauterino prende il nome anche oggi comunemente di spirale. Questo si chiamava Lippes Loop, spirale di Lippes, ed era il primo dispositivo intrauterino fatto di plastica. Siamo nel 62, quindi comincia la grande diffusione della plastica che viene utilizzata anche per i dispositivi intrauterini. Un punto fondamentale della spirale che si diceva un tempo che favorisse le infezioni delle vie alte genitali e quindi la comparsa della malattia infiammatoria pelvica, pelvic inflammatory disease, che altro non è che una sorta di infezione delle tube che può estendersi poi al peritoneo, creando grossissimi problemi di salute. In realtà tutto parte da uno scandalo successo in America nel 75 che riguardava questo particolare tipo di contraccettivo chiamato Dalkon Shield, cioè lo scudo della Dalkon. La Dalkon era la casa farmaceutica. Questo dispositivo aveva un filo che usciva all'esterno, che era di un materiale tale da favorire la risalita di patogeni dalla vagina all'interno dell'utero. Ed ecco che ci furono casi di setticemia per l'uso di questo Dalkon Shield con 12 morti. Potete immaginare quindi casi, come dire, azioni legali pesantissime, e i produttori ritirarono completamente i dispositivi intrauterini dal mercato. Per cui vedete che un po' alla volta negli anni l'utilizzo del dispositivo intrauterino negli Stati Uniti andò a crollare. Viceversa, ancora oggi in tutto il mondo il dispositivo è molto utilizzato. Ci fu poi una serie di studi che dimostrarono che non c'era nessun motivo di preoccuparsi per altri tipi di dispositivi intrauterini. E vedete, il più interessante è questo, pubblicato nel 92 su Lancet, da cui si vede che in realtà il problema della PID nell'utilizzo della spirale, del dispositivo intrauterino, riguarda essenzialmente il primo mese di utilizzo. Perché? Perché nel momento in cui lo dispositivo viene inserito all'interno dell'utero, è lo stesso il sanitario che inserisce il dispositivo intrauterino a trascinare all'interno dell'utero dei patogeni che possono essere presenti in vagina. Quindi resta oggi il concetto che, scusate un attimo, resta oggi il concetto che prima di inserire uno IUD bisognerebbe verificare che la paziente non presenti infezioni delle vie genitali e non sia a rischio di malattie sessualmente trasmesse. Se la paziente è a rischio di malattie sessualmente trasmesse o abbiamo il dubbio che possa avere delle infezioni genitali, è opportuno eseguire prima un esame microbiologico dell'apparato genitale e poi fare inserire la spirale. Qualcuno più banalmente propone di somministrare un antibiotico o una profilassi antibiotica a tutte le donne prima di inserire la spirale. Come è fatta modernamente un dispositivo intrauterino? Eccolo qua. Questi sono dei dispositivi intrauterini moderni, hanno fondamentalmente la forma di una T, e sul braccio lungo della T è presente un avvolgimento di rame, in quanto gli ioni rame contribuiscono all'effetto contraccettivo. Altri dispositivi, li vedete, questo è uno dei più diffusi, la nuova T. Anche questo ha l'avvolgimento di rame, questo qui è la multilode. Vedete, anche qui non ha la forma di una T, ma sostanzialmente anche qui sono presenti due braccetti laterali e un asse centrale. Ancora, questi sono dei dispositivi che, anziché presentare l'avvolgimento di rame, hanno al loro interno un progestinico, il levonorgestrel. Questo dispositivo si chiama Mirena e ha un effetto contraccettivo migliore in quanto, e non solo, ma riduce anche la quantità del flusso mestruale, ne parleremo poi più avanti. Come si inserisce? Vedete, questo giusto per fare un esempio, ma trovate tanti filmati su YouTube se andate a cercare l'inserimento del dispositivo intrauterino. Fondamentalmente il dispositivo intrauterino di plastica è chiuso in un introduttore a forma di cannuccia. Questo introduttore viene inserito nell'utero, poi con un pistone, vedete, il dispositivo viene spinto all'interno dell'utero mentre la cannuccia viene ritirata. Si aprono le due alette laterali e il dispositivo resta incastrato all'interno dell'utero.
con questi fili che fuoriescono e che vengono tagliati a pochi centimetri, a 1 centimetro, 2 centimetri dall'orifice uterino esterno. Dopo qualche tempo, in genere questi dispositivi hanno una durata di 3 anni o di 5 anni, dopo quando si vuole togliere, il sanitario con una pinza afferra questi fili, fa una trazione, le alette di plastica si chiudono e il dispositivo esce. Qual è il meccanismo d'azione? Qui vorrei essere molto chiaro. L'unico meccanismo d'azione conosciuto è un meccanismo contraccettivo. Il dispositivo intrauterino contenente rame altera la migrazione spermatica, cioè uccide, blocca gli spermatozoi all'interno della cavità uterina e impedisce loro di raggiungere le tube e di fecondare l'ovocita. Questo è il meccanismo vero che conosciamo. Non si può tuttavia escludere che qualora questo meccanismo non dovesse funzionare in rare situazioni, un'eventuale blastocisti che arrivasse all'interno dell'utero potrebbe avere difficoltà ad impiantarsi, e in questo caso parliamo di intercezione, non di contraccezione, ma sostanzialmente staremmo parlando di un aborto. Per questo dubbio, per la prudenza nei confronti di questa cosa, i ginecologi cattolici, i medici cattolici che vogliono evitare il rischio di interferire con una gravidanza che già si sia stabilita, sono contrari all'utilizzo della spirale, ma si tratta di un principio di estrema precauzione, perché quello che noi sappiamo oggi è che il dispositivo intrauterino funziona con una metodica contraccettiva, cioè altera la migrazione spermatica. Vedete, questa è l'infiltrazione leucocitaria all'interno degli strati superficiali dell'endometrio, a dimostrazione di questo effetto infiammatorio. L'infiammazione dell'endometrio produce delle sostanze che bloccano la migrazione spermatica. Ci sono effetti collaterali. In linea di massima gli effetti collaterali sono pochissimi, ma se la donna presenta, per esempio, delle alterazioni della cavità uterina, se il dispositivo non viene inserito perfettamente, può creare dolore, può creare contrazioni, queste contrazioni possono portare all'espulsione del dispositivo, come pure la presenza del dispositivo all'interno dell'utero può causare un aumento della quantità della mestruazione oppure sanguinamenti irregolari. Quindi, in quali casi è controindicato lo IUD? È controindicato fondamentalmente lì dove ci sono dei fibromi che alterano la cavità uterina, in soggetti ad elevato rischio di malattie sessualmente trasmesse, se una donna è incinta non ci sono dubbi, o in donne che hanno avuto o che hanno la malattia infiammatoria pelvica. Proprio perché, vi dicevo, il dispositivo intrauterino aumenta la quantità di sanguinamento, si è pensato di utilizzare dispositivi intrauterini che nell'asse centrale dell'AT, anziché avere un avvolgimento di rame, presentino un serbatoio contenente levonorgestrel. Il levonorgestrel è un progestinico, cioè una sostanza avente effetti simili a quelli del progesterone, ma in maniera più potente. Il levonorgestrel, liberato all'interno della cavità uterina, va ad agire sulla mucosa, sull'endometrio, assottigliandolo. Voi ricorderete che il progesterone nella seconda parte del ciclo, agendo su un endometrio preparato dagli estrogeni nella prima parte, va a causare una reazione secretiva. Ora, il levonorgestrel, anziché causare una reazione secretiva, per la sua potenza di azione, va a causare una vera e propria atrofia dell'endometrio. Questa atrofia dell'endometrio fa sì che quando arriva la mestruazione è di quantità molto, molto, molto ridotta. E vedremo, avete visto quando abbiamo parlato dei disturbi del ciclo mestruale, che infatti questo dispositivo intrauterino medicato con levonorgestrel viene utilizzato anche nella terapia dei cicli mestruali troppo abbondanti. Aggiungiamo poi che, oltre all'inibizione della motilità spermatica caratteristica di tutti i dispositivi intrauterini, questo
Questo dispositivo causa un ispessimento del muco cervicale perché il progesterone, nella seconda parte del ciclo, causa una diminuzione della viscosità del muco cervicale, quindi crea un muco cervicale più denso, meno facilmente attraversabile dagli spermatozoi. In più, soprattutto nei primi mesi, il levonorgestrel liberato dal dispositivo viene assorbito dai vasi uterini, entra in circolo e interferisce con la funzione ovarica, causando o dei cicli anovulatori o comunque delle alterazioni dell'ovulazione che contribuiscono all'effetto contraccettivo. Vedete qua illustrato chiaramente che il muco cervicale viene alterato in modo da essere reso impenetrabile agli spermatozoi. E vedete anche come il dispositivo intrauterino con il levonorgestrel inibisca le perdite mestruali. Vedete, fino al quasi il 90% di inibizione nelle perdite mestruali, vedete, rispetto ad altre terapie per i cicli mestruali abbondanti, vedete com'è efficace, tanto che ricorderete che nella lezione sui disturbi del ciclo mestruale abbiamo detto che questo rappresenta la metodica di prima scelta. Passiamo alle tecniche chirurgiche. Abbiamo detto che ci sono quelle maschili, cioè la legatura dei deferenti, poi ci sono tecniche femminili, laparotomiche, laparoscopiche, colpotomiche e isteroscopiche. Cosa possiamo dire fondamentalmente? Che se queste sono le tecniche che classicamente venivano utilizzate e che consistevano nella legatura della tuba e nella sezione, nel taglio della tuba, quindi praticamente la tuba veniva ostruita, oggi modernamente si deve preferire la salpingectomia, cioè l'asportazione in toto della tuba, in quanto questa risulta profilattica nei confronti delle neoplasie epiteliali dell'ovaio. Questo lo vedrete poi quando parleremo delle neoplasie dell'ovaio. Quindi se queste tecniche dovrebbero avere solo una valenza storica, modernamente quando si vuole effettuare una sterilizzazione tubarica le tube vanno asportate. In genere questo intervento viene effettuato o nel corso di taglio cesareo in donne che magari hanno avuto tanti tagli cesarei e quindi a un certo punto decidono di utilizzare questo metodo definitivo di sterilizzazione, oppure nel corso di interventi ginecologici per cisti, per fibromi, in donne che ormai hanno completato il proprio progetto riproduttivo. È evidente che è fondamentale in queste donne un consenso informato in cui si spieghi che potrebbero utilizzare anche altre tecniche per avere la contraccezione, e va chiarito ovviamente che questa è una tecnica irreversibile. Detto questo sui metodi contraccettivi non ormonali, passiamo adesso a dire qualcosa sui contraccettivi, sulla contraccezione ormonale. La contraccezione ormonale come funziona? Ora, tutta la contraccezione ormonale si basa sul concetto del feedback negativo da parte degli steroidi ovarici a livello ipotalamo-ipofisario. Quindi noi somministriamo progestinici ed estrogeni allo scopo di bloccare, di ridurre, di inibire la produzione di gonadotropine e quindi inibire il picco ovulatorio di LH e bloccare quindi l'ovulazione. Le donne che prendono la pillola contraccettiva non hanno una gravidanza perché non ovulano. Questo è il principale, se non l'unico, meccanismo attraverso il quale i contraccettivi ormonali esercitano il loro effetto contraccettivo. Aggiungiamo che si ritiene che anche l'effetto del progestinico a livello cervicale, causando l'ispessimento, la minore fluidità del muco cervicale, riduca la possibilità che gli spermatozoi possano risalire. Ma il principale mezzo di contraccezione è quello di inibire l'ovulazione. Questo deve essere molto chiaro. Ora, come comincia? Come funzionano? Noi parliamo sempre di una pillola estroprogestinica.
ma vedremo poi la prossima volta che esistono anche delle pillole che contengono solo il progestinico. Ora, come funziona un contraccettivo estroprogestinico? Il progestinico, cioè la sostanza simile al progesterone contenuta nelle pillole, che può essere il famoso levonorgestrel, ma che può essere, ce ne sono tantissimi di questi progestinici, il progestinico, andando ad agire a livello ipotalamo-ipofisario, è responsabile dell'effetto contraccettivo perché inibisce il picco ovulatorio di LH. E quindi, non potendosi verificare il picco di LH, non si verifica lo scoppio follicolare, non verificandosi lo scoppio follicolare, la donna non può avere la gravidanza. Inoltre, il progestinico agisce a livello endometriale e questo ha un effetto che potrebbe portare a cicli mestruali irregolari, a sanguinamenti irregolari. Per evitare questo si aggiunge al progestinico l'estrogeno. L'estrogeno viene aggiunto soprattutto perché stabilizza l'endometrio ed evita i sanguinamenti irregolari. La componente estrogenica, inoltre, favorisce l'effetto contraccettivo perché? Perché riduce la secrezione di FSH, quindi il reclutamento follicolare, e potenzia l'azione di feedback negativo del progestinico aumentando la concentrazione dei recettori del progestinico a livello intracellulare. Ora, quindi, che cosa diciamo? Che sia l'effetto contraccettivo che la regolarità del sanguinamento mestruale dipendono dall'azione coordinata di queste due componenti. Tutta questa storia non è stata compresa da subito e la storia della contraccezione ormonale è una storia piuttosto lunga perché comincia negli anni 50 con gli studi di Carl Gerasi. Carl Gerasi è una persona geniale, se volete levarvi il divertimento potete andare su Wikipedia a cercare la biografia di Carl Gerasi, un ungherese che lavorando nel chimico ungherese che è trasferitosi negli Stati Uniti, che è emigrato negli Stati Uniti, che va a lavorare nei laboratori di questa grande industria della Syntex e sintetizza il primo progestinico sintetico, il noretinodre, e successivamente il noretidrone, che sono i primi agenti progestinici che vengono, vedete, questo è il brevetto, vengono brevettati nel 1956. Quindi per la prima volta è disponibile un progestinico. Fino a quel momento il progesterone poteva essere prodotto o estraendolo dalle ovaie di animali gravidi, per esempio nei macelli si prendevano le ovaie delle maiale che avessero delle scrofe che incinte gravide, Oppure attraverso un processo molto complicato estraendolo dalle saponine. Quindi era ottenere il progesterone era molto, ma molto difficile. Invece, finalmente, nel 1956, sono disponibili dei progestinici artificiali. Ed è così che due ricercatori americani, Pincus, che vedete ritratto in questa foto, che era fondamentalmente un chimico, un biochimico, un farmacologo, e Rock, che invece era un ginecologo, partono con la pillola contraccettiva, cioè avendo a disposizione un progestinico, il noretinodrel, lo utilizzano somministrandolo a delle donne per vederne l'effetto contraccettivo. La sperimentazione viene effettuata a Porto Rico nel 1956 e questa pillola a base di noretinodrel funziona molto bene. Funziona molto bene perché i cicli mestruali vengono regolari, le donne non hanno la gravidanza e va tutto bene finché non si accorgono che questo noretinodrel era contaminato da un 1% di mestranolo. Il mestranolo è un estrogeno sintetico. E allora a questo punto lo purificano perché vogliono solo il noretinodrel. Ma quando utilizzano il noretinodrel da solo si accorgono che perdono il controllo del ciclo, il ciclo mestruale diventa irregolare. E a quel punto si decide di fare la pillola estroprogestinica. La pillola estroprogestinica viene approvata per la prima volta nel 1960 dalla FDA e si chiama Enovid,
contiene 150 microgrammi di mestranolo, che è un estrogeno, vi dicevo, e 9,8, cioè praticamente 10 mg di noretinoadren. Ora badate che vedremo nella prossima lezione che queste dosi sono quasi 10 volte superiori alle dosi che si utilizzano attualmente. La prima pillola arriverà in Europa l'anno dopo con un altro nome, Anoplar, che contiene un altro tipo di progestinico e un altro tipo di estrogeno, vedete contiene 50 microgrammi di etinilestradiolo e 4 mg di nonetisterone acetato. L'Anoplar arriva in Italia nel 1965, ma considerate com'era il nostro paese in quegli anni, in Italia viene venduto solo per la cura dei disturbi del ciclo mestruale e solo, badate bene, oggi questa cosa ci sembra impossibile, ma viene venduta solo a donne sposate. Ed è solo nel 1971 che la Corte Costituzionale cancella l'articolo 553 del Codice Penale Rocco, che era il codice penale fatto ai tempi del fascismo, che punisce chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse. Cioè in Italia fino al 1971 era vietato parlare, propagandare la contraccezione. Ed è solo nel 1971 che grazie all'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica si ottiene l'abrogazione di questo articolo e quindi finalmente nel 1976 il Ministro della Sanità abrogò le norme che vietavano la vendita della pillola, cioè la pillola era venduta ma non era venduta come anticoncezionale. Finalmente nel 1976 la pillola può arrivare in farmacia come contraccettivo. Detto questo sulla storia della pillola, e vedremo poi nella lezione successiva l'evoluzione che questa contraccezione ha avuto nel corso degli anni sulla base delle esigenze delle pazienti e sulla base della presenza di effetti benefici e di effetti collaterali negativi, passiamo adesso invece a parlare di un altro aspetto importante della contraccezione, che è la contraccezione d'emergenza. La contraccezione di emergenza è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come una metodica di contraccezione di supporto da utilizzare prima possibile a seguito di un rapporto sessuale non protetto. Quindi questa definizione è molto valida, perché prima cosa si parla di metodica contraccettiva, quindi previene l'insorgenza di una gravidanza, non interrompe una gravidanza già in atto. È una metodica di supporto, in quanto il suo utilizzo non è da considerarsi come metodo contraccettivo abituale o di prima scelta. Quindi non si prospetta la possibilità che una donna pensi: io anziché utilizzare un altro metodo contraccettivo ogni volta che ho un rapporto, dopo mi prendo il contraccettivo di emergenza. E il termine emergenza suggerisce che cosa? Che va preso subito. In emergenza non bisogna aspettare, non bisogna fare come fa qualcuno, dice vabbè c'ho 72 ore, c'ho 120 ore, no. La contraccezione di emergenza, e vedremo dopo perché, è tanto più efficace quanto prima lo prendo dopo un rapporto non protetto. Quando è indicata? Bene, l'indicazione fondamentale è quando non viene utilizzato un metodo contraccettivo e non si vuole una gravidanza. Oppure quando sia stato utilizzato un metodo contraccettivo, ma questo metodo contraccettivo non ha funzionato, per esempio la rottura del condom, la donna che si dimentica di prendere la pillola contraccettiva, che si dimentica di sostituire l'anello vaginale, che si dimentica di sostituire il cerotto contraccettivo, quando il coito interrotto non funziona, o il caso più grave, dopo una violenza sessuale, quando la donna in quel momento non utilizzava nessun tipo di contraccezione. Quali sono i contraccettivi di emergenza di cui disponiamo oggi in Italia? Fondamentalmente ce ne sono tre: il metodo Julesby, il levonorgestrel, sempre lui, e l'Uliprystal. Il metodo Julesby è quello che si è sempre usato da quando esiste la pillola. Quando io ho cominciato a lavorare era l'unico metodo di contraccezione di emergenza che esisteva ed è tutt'oggi utilizzato off-label e consiste nell'assunzione
di 4 pillole contraccettive normali, 4 pillole estroprogestiniche nello stesso giorno. Il levonorgestrel alla dose di 1,5 mg viene utilizzato da direi una ventina d'anni come contraccettivo d'emergenza in Italia. L'ulipristal è di introduzione più recente, se non ricordo male, se ne parla dalla fine degli anni 90. E del 2005 l'Organizzazione Mondiale della Sanità stabilisce appunto che la dose giusta di levonorgestrel è 1,5 mg in un'unica somministrazione. Prima se ne facevano due da 0,75. È più efficace rispetto alla pillola, alle quattro pillole del metodica Yuzpe, perché non causa la nausea, perché non contiene estrogeni. La singola dose è altrettanto efficace delle due dosi separate da 12 ore, quindi è preferibile. E qualora invece si dovesse utilizzare la metodica Yuzpe, si possono associare agli estroprogestinici degli agenti antiemetici. Direi che attualmente la metodica Yuzpe in Italia non dovrebbe più essere utilizzata. E vedete una cosa molto interessante. Se la donna assume il levonorgestrel entro 24 ore, otteniamo la prevenzione del 95% delle gravidanze. Entro 48 ore l'85%, entro 72 ore il 58%. Questo cosa ci dice? Che il levonorgestrel deve essere assunto prima possibile. Qua vedete l'efficacia del levonorgestrel con i due diversi dosaggi, ma più importante questa diapositiva in cui si vede che cosa? Che il levonorgestrel somministrato entro due giorni prima del picco di LH riesce ad inibirlo. Se somministrato nei due giorni prima del picco di LH non ci riesce. Lo vedete qua. Somministrazione preovulatoria LH-2 due giorni prima dell'LH o prima di due giorni prima dell'LH e vedete come non abbiamo il picco di LH. Se invece io somministro il levonorgestrel una volta che il picco di LH è iniziato, io non ottengo più il blocco del piccolo. Vedete, post-ovulatorio, LH+2, non si ottiene nessun effetto. Non solo, quanto più è grande il diametro follicolare al momento dell'assunzione del levonorgestrel, cioè quanto più vicino sono all'ovulazione, tanto minore la percentuale di rottura follicolare o di ovulazione inibita o ritardata, cioè non riesco a bloccare l'ovulazione, quanto più è grande il follicolo non riesco a bloccarlo. Vedete, con un follicolo di 18 mm solamente il 47% o il 69% delle donne che assumono il levonorgestrel riescono a bloccare la rottura del follicolo. Cosa ci dice la FIGO, la Federazione Internazionale Ginecologia Ostetricia? Che l'unico, o il principale e probabilmente l'unico meccanismo di azione del levonorgestrel è l'inibizione dell'ovulazione. Il levonorgestrel non può prevenire l'impianto di un uovo fertilizzato. Il fatto che il levonorgestrel non ha alcun effetto sull'impianto spiega perché non ha un 100% di efficacia ed è meno efficace quanto più tardi venga preso. Alle donne si dovrebbe spiegare chiaramente che le pillole contraccettive di emergenza a base di levonorgestrel sono tanto più effettive quanto prima vengono prese. Il levonorgestrel non interrompe una gravidanza, tuttavia, al contrario, può prevenire gli aborti, riducendo le gravidanze non desiderate. Quindi, contrariamente a quello che dice qualcuno, cioè che la contraccezione di emergenza è una sorta di piccolo aborto, il levonorgestrel non può causare aborti. Anzi, se una donna prende il levonorgestrel e quindi non ha una gravidanza indesiderata, eviterà poi di dover ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi il levonorgestrel in contraccezione di emergenza, se qualcosa fa, probabilmente riduce la percentuale di interruzioni volontarie di gravidanza.
un passo avanti rispetto all'evonorgestrel è l'uricristallo acetato. L'uricristallo acetato è un derivato del 19-enolprogesterone ed è un modulatore selettivo del recettore del progesterone ad attività di antagonista ed agonista parziale. Esplica la sua azione bloccando il recettore del progesterone e impedendo che l'ormone vi si leghi, in alcuni casi agendo come un agonista e in alcuni casi agendo come antagonista. Nel nostro caso, cosa ci interessa? L'azione di tipo agonista a livello ipotalamo-ipofisario. Che utilizzi hanno questi modulatori selettivi del recettore del progesterone? I modulatori selettivi del progesterone sono selettivi perché? Perché a secondo di quale tessuto stiamo parlando, avranno un effetto di tipo progestinico o di tipo antiprogestinico. E vedete che hanno una serie di importanti utilizzi. Per esempio, il mifepristone, che è un antagonista forte del progesterone, se somministrato nelle prime fasi della gravidanza, riesce a causare l'interruzione di gravidanza. Infatti, il mifepristone viene venduto in Italia per l'interruzione farmacologica della gravidanza, quindi viene venduto solo alle strutture autorizzate a fare l'interruzione volontaria di gravidanza. Al contrario, l'uliprista all'acetato, che ha un forte effetto di tipo progestinico a livello ipotalamo-ipofisario, viene utilizzato ad alte dosi per una sola somministrazione per la contraccezione d'emergenza. Lo stesso uliprista all'acetato a basse dosi, ma per periodi di tempo prolungato, viene utilizzato nella terapia dei miomi uterini, dove riesce a causare una diminuzione del volume dei miomi. Badate che proprio in questi giorni in cui sto registrando questa lezione, l'AIFA ha bloccato la vendita dell'Ulipristal acetato per uso a lungo termine nella terapia dei miomi uterini perché sono risultate alcuni casi di effetto collaterale a livello epatico in Spagna e quindi per prudenza è stato bloccato il trattamento delle donne per i miomi uterini. Poi c'è una serie di applicazioni non ginecologiche sulle quali non mi soffermo. Che differenza c'è rispetto all'evonorgestrel? Che l'uliprista inibisce il picco di LH anche quando somministrato dopo l'inizio del suo incremento. Avevo detto che l'evonorgestrel funziona solo se viene somministrato prima di 2 giorni prima del picco di LH. L'evonorgestrel invece funziona anche se lo somministro dopo l'inizio dell'incremento dell'LH. Vedete? Trattamento prima dell'inizio dell'incremento di LH. Il placebo avviene il picco di LH, l'uliprista lo blocca. Trattamento dopo l'inizio dell'incremento, ma prima del picco, vedete, comincia l'incremento, somministrazione dell'ulipristal e l'incremento picco di LH viene bloccato. Se lo somministro quando ormai già c'è il picco di LH, è evidente che non potrò bloccarlo e la paziente ovulerà. Quindi c'è la fase di alto rischio di fertilità e va da 5 giorni prima dell'ovulazione al giorno dell'ovulazione. Calcolando una sopravvivenza di spermatozoi nell'apparato riproduttivo per 5 giorni, ritardare l'ovulazione di 5 giorni rende non fertilizzabile l'ovocita e infertile lo sperma. Tutto questo è molto più chiaro se guardiamo questa slide. Questo è un lavoro molto importante, pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 1995, che ci fa vedere una cosa importantissima, cioè la probabilità di un concepimento a seconda del giorno del ciclo in cui avviene il rapporto. Una donna potrà avere una gravidanza se ha rapporti il giorno dell'ovulazione, il giorno prima, 2 giorni prima, 3 giorni prima, 4 giorni prima e 5 giorni prima. Già 6 giorni prima dell'ovulazione non può avere una gravidanza, il giorno dopo l'ovulazione il progesterone avrà agito sul muco cervicale bloccando la risalita degli spermatozoi e quindi non può avere una gravidanza. E questo è quello che succede all'LH. Noi abbiamo l'inizio del picco di LH 2 giorni prima dell'ovulazione. Il picco di LH il giorno prima. Il levonorgestrel, abbiamo visto, funziona fino a 2 giorni prima del picco di LH, dell'inizio del picco di LH, vedete? E quindi riesce a funzionare
5 giorni prima dell'ovulazione, 4 giorni prima dell'ovulazione, 3 giorni prima dell'ovulazione. Somministrato 2 giorni prima dell'ovulazione, 1 giorno prima dell'ovulazione, il giorno dell'ovulazione non funziona. Quindi, ipotizzando il caso più fortunato, cioè che la donna abbia avuto il rapporto 5 giorni prima dell'ovulazione, se lo prende il giorno stesso riuscirà a evitare la gravidanza. Ma non lo prende se lo dimentica. Lo prende il giorno dopo, a 24 ore di distanza, riuscirà a inibire la gravidanza. Lo prende a 48 ore di distanza, riesce a inibire la gravidanza. A 72 ore, superata la 72esima ora, non ha più senso prendere il levonorgestrel. E questo è il caso più fortunato, perché se invece la donna ha avuto il rapporto 3 giorni prima dell'ovulazione, o lo prende entro le 24 ore, o il giorno dopo già non servirà più a niente. Ecco perché si dice che il levonorgestrel funziona se preso entro le 72 ore, perché superate le 72 ore è inutile prenderlo. Cioè, il caso più fortunato, questo qui, se lo prendi entro 72 ore riesci ancora a non avere la gravidanza. Ma in tutti gli altri, già qui o qui, il prenderlo dopo 72 ore comunque non serve a niente. Prenderlo dopo, in questo caso 48 ore è già la donna ha cominciato il picco ovulatorio, in questo caso 24 ore è già cominciato il picco ovulatorio. Quindi il levonorgestrel va preso il più presto possibile. È evidente che se ci troviamo in questo giorno o in questo giorno, assumere il levonorgestrel non inibirà la gravidanza. Fortunatamente potremmo trovarci qui, potremmo trovarci a 7 giorni, a 8 giorni, a 10 giorni, potremmo trovarci al di là dell'ovulazione di 1, di 2, di 3 giorni. In quel caso la donna non avrà la gravidanza, ma non l'avrebbe avuta comunque, qualunque cosa avesse fatto. Andiamo a vedere cosa succede invece con il lulipristal. Se, caso più fortunato, la donna ha avuto rapporti 5 giorni prima dell'ovulazione, se prende il lulipristal qui non avrà la gravidanza, se lo dimentica lo prende il giorno dopo, ok, non avrà la gravidanza, se lo dimentica lo prende 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, scusate, non avrà la gravidanza, 4 giorni dopo, quando il levonorgestrel non funzionava, lulipristal continua a funzionare e continua a funzionare anche il giorno in cui è partito il picco di LH. Ormai, una volta stabilito il picco di LH, lulipristal non funziona più. Quindi ha senso, è evidente, scusate, che poi se però la donna si trova in questo giorno e si dimentica di prendere l'ulipristal, e si dimentica di prendere l'ulipristal, e si dimentica di prendere l'ulipristal, è evidente che a questo punto la gravidanza potrebbe esserci tranquillamente. Ecco perché si dice che l'ulipristal è la pillola dei 5 giorni dopo, perché nel caso più fortunato, cioè quello in cui mancano 5 giorni dall'ovulazione, anche prenderlo 5 giorni dopo ha ancora un significato. Purtroppo, se mancano 4 giorni, 3 giorni, 2 giorni o un giorno all'ovulazione, o siamo sul giorno stesso dell'ovulazione, non servirà a nulla prenderlo 5 giorni dopo. Ecco perché la definizione di ulipristal pillola dei 5 giorni dopo o del levonorgestrel pillola delle 72 ore dopo è una definizione fuorviante. L'ulipristal, a differenza del levonorgestrel, può essere efficace anche se assunto 5 giorni dopo il rapporto a rischio. Tuttavia, più tempo passa fra il rapporto e l'assunzione, tanto maggiore è il rischio di gravidanza. È quindi sempre corretto parlare di contraccezione d'emergenza da utilizzare appena possibile dopo il rapporto non protetto. Per finire il discorso sulla contraccezione d'emergenza, ricordiamo che un'altra tecnica che può essere utilizzata come contraccezione d'emergenza è l'inserimento, subito dopo il rapporto, nelle ore successive al rapporto, di un dispositivo intrauterino all'interno della cavità uterina. In questo modo come dire, il dispositivo intrauterino, impedendo la risalita degli spermatozoi o in questo caso agendo con un meccanismo intercettivo impedendo l'impianto di nuovo fecondato, potrà funzionare impedendo lo stabilirsi di una gravidanza. Con questo concludiamo questa prima lezione sulla specializzazione, spero di non avervi annoiato e vi do appuntamento alla prossima lezione in cui invece parleremo della contraccezione ormonale, dei rischi, dei benefici e dell'evoluzione che la farmacologia di questa contraccezione ha avuto nel tempo.